Rivolgo il mio saluto agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e alle loro famiglie, che fra qualche settimana saranno chiamati a scegliere la scuola superiore che dovranno affrontare nel futuro. Io sono il dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico Economico Statale Alberto Pitentino, la scuola storica di Mantova per gli studi economico-aziendali e giuridici. E la nostra offerta formativa, infatti, si impronta su due indirizzi in particolare, l'indirizzo turistico e l'indirizzo dell'amministrazione finanza e marketing, quella che una volta si chiamava la ragioneria per intenderci. A sua volta l'indirizzo amministrazione finanza e marketing si suddivide in tre articolazioni, che sono l'amministrazione finanza e marketing, che eredita la vecchia ragioneria, quindi forma professionisti nel campo dell'economia aziendale, del diritto dell'economia e lo studio di due lingue straniere. Ma abbiamo anche l'indirizzo sistemi informativi aziendali, che offre, accanto allo studio delle materie dell'economia aziendale, del diritto e dell'economia, anche una solida conoscenza di informatica per la realizzazione di database e di ingestionali per le aziende e anche di siti web. Inoltre, dall'anno scolastico 16-17, l'Istituto offre anche l'indirizzo Relazioni internazionali per il marketing, che sempre accanto allo studio dell'economia aziendale, del diritto e dell'economia, offre una solida conoscenza in tre lingue straniere. Le lingue straniere che si studiano all'Istituto Pitentino, oltre all'inglese, sono il francese, lo spagnolo e il tedesco. Per quanto riguarda l'indirizzo turistico, invece, ha una vocazione più rivolta alla valorizzazione del territorio e alla conoscenza dell'arte e del patrimonio artistico del territorio. Gli sbocchi che dà la nostra scuola sono sicuramente importanti perché permettono, come dai dati Eduscopio, ai nostri studenti che vogliono inserirsi nel mondo del lavoro di trovare quasi immediatamente uno sbocco lavorativo. Ma l'Istituto Pitentino offre anche una solida base culturale per chi vuole affrontare gli studi universitari. Le università che vengono maggiormente scelte dai nostri studenti sono economia e commercio e la giurisprudenza. Ecco, un'altra novità che voglio segnalare è che stiamo lavorando per la realizzazione dall'anno scolastico prossimo della settimana breve su 5 giorni, con tutti i giorni le lezioni che finiscono alle ore 14. Infine, l'Istituto Pitentino offre anche ai lavoratori corsi serali, sono corsi di secondo livello per adulti, per il conseguimento del diploma di amministrazione, finanza e marketing per tutti coloro che non hanno completato gli studi secondo il curriculum regolare. Sottolineo un aspetto che forse non sempre viene valorizzato quando si presenta una scuola: le attività sportive. E queste risultano importanti sotto tanti punti di vista, soprattutto quello di creare una sana abitudine allo sport, avere dei riferimenti per quanto riguarda l'alimentazione e spesso in questi anni, che forse sono i più belli della vita di questi ragazzi, dei momenti di socializzazione e di amicizia. E qui si può avvicinare il discorso dei viaggi di istruzione, anche questi risultano importanti nella formazione e nella socializzazione che questi ragazzi hanno da noi. Vuoi anche il fatto che ci sia un indirizzo turistico, i viaggi di istruzione sono momenti di interesse culturale, ampliare la visibilità delle attività possibili e grandi momenti di socializzazione. Abbiamo circa la metà dei nostri studenti che si rivolge, prosegue gli studi alle facoltà universitarie, tipicamente le facoltà che proseguono gli studi intrapresi qui, che sono economia e commercio, giurisprudenza, oppure le lingue straniere nelle varie eccezioni. Però circa una metà dei nostri studenti si rivolge al mercato del lavoro e devo dire che nel giro di pochi mesi riescono a trovare un'occupazione, perché le figure professionali che escono da questa scuola sono destinate a un'attività di tipo amministrativo che viene svolta in tutte le aziende, pubbliche e private, oppure anche studi commerciali, quali commercialisti, notai, consulenti del lavoro. E la nostra scuola provvede a questa formazione facendo sia lezioni teoriche in classe e in laboratorio, ma anche facendo una proficua alternanza scuola-lavoro
perché da sempre il Pitentino ha una collaborazione con associazioni con cui vengono intraprese degli scambi in modo tale che i ragazzi possano applicare sul campo quello che imparano a scuola nella parte teorica. Le lingue qui da noi vengono studiate nell'ottica della loro applicazione in ambito lavorativo e anche in ambito universitario. Inoltre queste lingue vengono studiate anche in relazione alle materie dei vari indirizzi, come per esempio economia, diritto o anche in campo turistico, arte e territorio. Alcuni progetti che abbiamo messo in campo per quest'anno sono per esempio l'Erasmus Plus, che dà la possibilità agli studenti di andare a svolgere un'attività lavorativa all'estero da 7 a 21 giorni. Abbiamo anche in progetto uno scambio linguistico con degli studenti e oltretutto curiamo anche le certificazioni linguistiche nelle lingue che noi offriamo. Ho scelto l'indirizzo RIM per diversi motivi. Intanto io da sempre sono molto interessato all'economia e al diritto, perché di fatto sono le materie più importanti che ci siano, perché in qualche modo regolano i rapporti del nostro mondo. Inoltre nell'indirizzo RIM studiamo anche ben 3 lingue e io ho da sempre un grande interesse verso le lingue, perché mi permettono di viaggiare, di essere un cittadino del mondo, di spaziare la mia mente e di conoscere cose nuove per migliorare come persona e come essere umano, ecco. Ho scelto sistemi informatici aziendali perché ritengo prepari molto bene al mondo del lavoro. Le materie che facciamo maggiormente sono economia aziendale, diritto e informatica. La richiesta di impiegati e ragionieri specializzati nell'ambito dell'informatica è sempre richiesta e sempre gradita perché ormai la contabilità è digitale, ormai è informatica. Ho scelto l'indirizzo turismo perché penso che in questo indirizzo si studino sia materie letterarie e umanistiche che materie scientifiche e tecniche. Alcune di queste specifiche del settore sono arte, geografia turistica, legislazione turistica che è un ramo del diritto e economia applicata sempre al settore turistico, oltre alla presenza e allo studio di 3 lingue straniere. Per quanto riguarda appunto le lingue, mi piacciono molto soprattutto il modo in cui vengono studiate e trattate, perché a differenza dei licei, dove si studiano attraverso testi letterari, qui invece al Pitentino si studiano più secondo la forma parlata e quindi scritta. La nostra scuola dà infatti la possibilità di poter partecipare a diversi progetti didattici. È da qualche anno infatti che partecipiamo a dei progetti che ci sono stati proposti da WeSchool. Ad esempio l'anno scorso abbiamo partecipato al progetto STEM, mentre quest'anno stiamo partecipando al progetto Futurità, che ha a che fare con il mondo della sostenibilità, per cui è anche riconducibile all'educazione civica. Trovo questi progetti molto importanti sia dal punto di vista delle nozioni, quindi dal punto di vista didattico, ma anche dal punto di vista dei rapporti umani, sia tra noi studenti che con i docenti. Il Pitentino dà anche la possibilità di poter partecipare a degli incontri formativi nel corso dell'anno scolastico, quindi degli incontri di PCTO, mentre l'attività di PCTO viene svolta durante il periodo estivo nelle aziende, per cui abbiamo la possibilità di poter toccare con mano ciò che studiamo effettivamente a scuola in classe. Ho scelto l'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing per le materie che lo caratterizzano. Troviamo economia aziendale, diritto ed economia politica. In economia aziendale studiamo prevalentemente le aziende, le tipologie di soggetti, le fonti di finanziamento e la contabilità, mentre in economia politica studiamo gli aspetti del funzionamento del sistema economico con i suoi corrispettivi operatori. Ho scelto questo indirizzo perché ci prepara per il mondo del lavoro e anche attraverso il metodo e lo studio ci fornisce strumenti per affrontare con un'alta preparazione il mondo universitario. Nell'anno 2021 mi sono diplomata in relazioni internazionali per il marketing e proprio grazie a questo diploma sono riuscita a immergermi direttamente nel mondo del lavoro, tanto è vero che a soli 2 mesi dal conseguimento del diploma sono stata assunta presso uno studio di commercialisti a Belfiore come segretaria contabile, quindi fondamentale è stata la conoscenza di economia aziendale e di diritto, quindi importante è stato anche lo studio delle 3 lingue straniere che mi hanno dato ad oggi la possibilità di potermi relazionare con clienti esteri e di rappresentare la ditta stessa in fiere internazionali. Io sono Mattia, sono stato uno studente del Pitentino dal 2011 al 2016. Ho poi proseguito il mio percorso di studi con una laurea triennale in economia aziendale a Verona e un master in management a Berlino. Da poco più di un anno sono consulente per l'impresa farmaceutica per un'impresa americana con sede a Barcellona. Proprio il Pitentino ha giocato un ruolo fondamentale per lo sviluppo della mia carriera professionale
Grazie alle esperienze vissute durante i 5 anni, tra cui il viaggio a Monaco di Baviera e diversi soggiorni in studio in Inghilterra, ho capito l'importanza dell'inglese e delle lingue straniere in generale. Le certificazioni linguistiche offerte dal Pitentino mi hanno in questo senso permesso di costruire un background internazionale che oggi è fortemente ricercato da ogni impresa. Vi ringrazio per aver seguito il video e vi invito a consultare il nostro sito www.pitentino.edu.it, dove troverete informazioni sulle nostre giornate aperte e anche le modalità per iscriversi alle varie iniziative di orientamento che stiamo offrendo.